abbiamo il problema dell'alta velocità, della linea tirrenica, che sta diventando una barzelletta. Quando al governo c'erano i 5 Stelle e PD, avevano regionalizzato la linea tirrenica, nessun amministratore o il senatore Castiello diceva no, dobbiamo fare ricorso, ci vogliono gli avvocati. Io mi sono impegnato, ho lottato per mantenere la linea tirrenica nostra ad alta velocità fino a Cosenza con gli interventi di Epigrind di portare la linea a 200 km orari. Adesso non va bene, la linea non viene regionalizzata. Mi sono permesso di presentare un'interrogazione al ministro Salvini dove chiedo spiegazioni sull'intervento dell'alta velocità sulla linea tirrenica. Allora, alla fine che cosa succederà? Parlerà il ministro e chiudiamo la bocca un po' a tutti quegli amministratori che fino adesso se ne sono fregati quando la linea era regionalizzata. Oggi non viene regionalizzata, rimane l'alta velocità, stiamo facendo degli interventi e copertura finanziaria, abbiamo modificato un accordo di programma RFI Ministero del 2023, adesso dove abbiamo impegnato dei fondi per velocizzare la linea tirrenica nostra da Battipaglia a Praia. No, non va bene. Andava bene quando il PD, il 5 Stelle e la Regione Campania aveva regionalizzato la linea tirrenica. Va bene, ritorniamo indietro? L'alta velocità rimane. Questo è l'impegno del governo, del ministro Salvini, l'impegno che avevamo preso in campagna elettorale. Questa linea qua viene ammodernata a un massimo di 200 km orari. Non viene portata a 300 km orari. Saranno fatti anche altri interventi che stanno già facendo, per esempio, per risolvere il problema del rallentamento di Pisciotta.